bosco non ha segreti per l'orso bruno, che è in grado di procurarsi il cibo nonostante la sua carta di credito non venga accettata ovunque. Largo, Piccettino! C'è una trasmissione che non posso assolutamente perdere, ne va della mia carriera di supereroe. Spero solo che non sia già cominciata. Salve, benvenuti al nuovo appuntamento con i prodotti Fraudulent. So che ci seguite in tanti e noi siamo qui per darvi tutto quello che avete sempre desiderato. Come l'elettrostimolatore Fraudulent, l'unico che vi permetterà di avere un corpo tonico come il mio. Here comes the king of the brave, the yellow hero we call Mr. Rushman. He's coming back from the sun, he's coming back with his band. Now everybody can see Mr. Rushman. Now standing and seducing is just blowing up your mind. So keep away your villain if you care about your life. Rushman, jumping in the sky. Rushman, falling from the night. Rushman, the city that can sleep. Adventures now are for you. Fatica a mantenere un corpo in perfetta forma? Oh, Jane, sei rimasta all'età della pietra. Perché sudare se puoi ottenere un fisico come il mio comodamente seduta in poltrona? Ma tu sei John Balbone, il famoso attore! Ma che fisico splendido! Come fai a mantenerlo? Oh, Jane, è molto semplice, con il mio nuovo apparecchio, l'elettrostimolatore Fraudulent. Grazie all'azione infiltrante delle onde blu nella sottocute epiteliare, l'elettrostimolatore Fraudulent stimola i glicosaminotricani, contrastando l'azione invecchiante dei radicali liberi e favorendo la tonificazione dei plessi muscolari e dell'apparato dei Golgi. Se ora sono una star, il merito è di Fraudulent. Oh, John, è incredibile! Ricordo perfettamente come eri solo 2 settimane fa, prima che tu comprassi l'elettrostimolatore Fraudulent! Ragazze di tutto il mondo, preparatevi! Arriva lui, il fustacchione! Prenotalo subito! Aspetto la tua telefonata! Ma 12 ore di trattamento e sono ancora un patetico esserino di 35 kg. Che cosa ho sbagliato? Dove sono le istruzioni? Che cosa? Accidenti! 500 bigliettoni, spedizione esclusa e le istruzioni sono in sumero! Dov'è la garanzia? Questa è una bufala, ora gli rispedisco tutto! Gentile cliente, la informiamo che la garanzia dell'apparecchio scade al momento stesso dell'apertura e della confezione. No, non è possibile! 500 bigliettoni buttati via così! È un ladrocinio! Ladri! Truffatori maledetti! Che frustrazione! Che rabbia! Salute! Chiamami subito, ti aspetto! Oh, mia Jane, sei la mia supereroina! Oh, mia Jane! Sir, la prego, si svegli! Che succede? Sì, pronto chi è? Sì? Arcibaldo, quante volte ti ho detto di bussare quando Piccettino guarda la televisione? Sir, a giudicare da quello che si vede dalla finestra, sembra che in città ci siano dei tremendi disordini. Se mi sono permesso di svegliarla, sir, è perché si richiede l'intervento di Ratman. Le preparo la Ratmobile, sir. Beh, vorrei poter fare qualcosa. Ma ecco, vedi, Arcibaldo, si dà il caso che purtroppo proprio oggi, secondo il mio oroscopo, la luna in quadratura con Urano svilisce la mia tensione muscolare e mi provoca la secchezza delle fauci e inattitudine alla lotta. Sono costretto a rimandare il mio intervento a quando questa congiuntura astrale sarà passata. Come desidera, sir. Ma
dove mi trovo? Che cos'è questo caos? Chi mi ha ridotto così? Oh, sono stanco. È meglio che vada a dormire. Polizia, è tutto sotto controllo. Circolare, circolare. E quando Jane mi ha detto chiamami subito, io l'ho chiamata subito. E invece mi ha risposto un tipo che voleva vendermi delle cose. Un uomo, capisce? Secondo me era quel John Balbone. E ora voglio sapere che fine hanno fatto fare a quella ragazza. E lei? Perché è qui? Oh, guardi, non me ne parli. Ho passato una notte intera attaccato al loro elettrostimolatore e non ho ottenuto nessun risultato. A parte un fortissimo mal di testa. Beh, non c'è dubbio. Quell'apparecchio con lei non ha funzionato, ma la rimborseranno di sicuro. Non ho mai visto un fisico più patetico del suo. Oh, beh, ecco, non è questo il punto. Vede, la garanzia era illeggibile e... Per lei, signore, ci vorrebbe solo un miracolo di arretramento. Gente, guardate che braccini. E che petto di pollo. Povero uomo. Che fisico gracilino. Sì, è vero. Da vergognarsi ad andare in giro. Ma non tutto il male viene per nuocere. Almeno quando si sposerà sarà sua moglie a prenderlo in braccio. Sapete con cosa tiene sui pantaloni? Il cinturino dell'orologio. Con le sue gambette ci si può addirittura giocare a Shanghai. Signore, mi scusi, dov'è quello metto dal fisico ridicolo? Oh, ma lei indossa pantaloncini uguali ai suoi. Pronto, Bracco? Sono Ratman. Abbiamo un problema. No, non si tratta della quadratura tra Luna e Urano. Un energumeno blu ha rubato dei pantaloncini ed è arrabbiato perché gli stanno stretti. Manda una pattuglia. E un sarto. Com'è possibile, Capitano Crick? I miei proiettili rimbalzano sulla pelle di quel mostro. Oh! Ma non rimbalzano su quella dell'agente Jordan, Capitano. La polizia da sola non ce la farà mai a fermarlo. Qualcuno sicuramente ci aiuterà. Sì, proprio così, Capitano. A partire da adesso il comando delle operazioni passa nelle nostre mani. Non occorre l'esercito, generale. Io stavo pensando all'aiuto di qualcuno come... Ratman! Preparati a volare in alto, bell'imbusto. È in arrivo il mio pugno della domenica. Oh, ma tu guarda che sbadato. Oggi è sabato. Fate avanzare i cingolati. Muovetevi presto. Polverizziamo quell'energumeno. Armare i missili degli elicotteri. Sottomarini pronti al lancio. Avete i sottomarini? Archibaldo, sono io, Ratman. Tutta questa soldataglia non è assolutamente in grado di gestire la situazione. Quindi a mali estremi, estremi rimedi. Prepara subito il mio Ratterpillar. Io sarò lì in un lampo. Maledizione, la situazione ci sta sfuggendo di mano, incapaci. Attaccatelo più da vicino. Che aspettate? Vi ho ordinato un bombardamento a tappeto. Procedete all'olocausto nucleare. Non lasciamo niente da distruggere. Fuoco, fuoco! Generale, non le sembra di esagerare un tantino? Che c'è lì? Un formicaio? Ah, ah! Sì, maledizione. Morirete, vi farò sparire dalla faccia della terra. Generale, dal comando, la chiamata che stava aspettando. Allo, Charlie Bravo, vi siete procurati le informazioni richieste? Come? Come? Quadratura di Luna con Urano? Secchezza delle fauci! Truppe, attenzione! Attenzione! Ritirata! Ci salvi che tu! Ora conoscerai che cos'è il dolore, Ratterpillar! Avanti tutta!
guarda che roba! La garanzia del Rotterpillar è scaduta dal momento in cui mi sono seduto al posto di guida. Dannata fraudolent! Con la tuta dimagrante fraudolent perderete i chili in eccesso svolgendo le normali attività domestiche, mentre pulite il salotto o mentre date la caccia alle farfalle. Eliminando con il sudore i liquidi in eccesso, il vostro corpo tornerà quello di un giovane efebo. È lei il signor Bruto? Un pacco per lei. Mi mette gentilmente una firma qua, per favore. Ma guarda, un misterioso ammiratore le ha donato una tuta che vale ben 400 bigliettoni. Su, avanti, la provi, vediamo come le sta. No, devo dire che le sta di tanto e mi sento di aggiungere che così lei sembra proprio un idiota. E adesso vediamo se riesce a prendermi, coraggio! Che cosa accadrà ora a quel poveretto, generale? Top secret, capitano, ma certo è che quell'individuo verrà studiato. Dobbiamo scoprire lo strano processo che lo ha portato a trasformarsi in un bruto. Per evitare che succeda ancora? Al contrario, vogliamo utilizzarlo come potente arma di distruzione. Io non l'ho capita. Giovanotto, tu ci hai tolto le castagne dal fuoco e per essere intervenuto con sprezzo del pericolo ed eroica audacia l'esercito ha deciso di farti un generoso omaggio, l'elettrostimolatore fraudolent. Evviva! Oh no, un'altra volta! Sembra che il nostro ospite se ne stia buono buono. Gioca con il suo compagno di stanza, non credo che ci darà problemi. Ehi, no, non è possibile! 5 assi! Tu hai barato e io non sopporto la gente che bara. Mi fa arrabbiare!